Ciao a tutti, oggi è il 10 maggio 2012, siamo alla seconda giornata della mia nuova rassegna stampa che riprende il discorso del 2008. Oggi abbiamo il Fatto Quotidiano. Ho scelto il Fatto anche se non è il secondo per vendite perché mi sta simpatico in quanto non riceve alcun finanziamento pubblico, c'è scritto subito sotto il titolo. E chiedo scusa se cerco di parlare molto veloce, magari mi mangio qualche parola o non sono proprio italianisticamente perfettamente corretto, però per fare un video breve ovviamente devo essere conciso e stringato. Allora, la puntata di oggi, visto che sul Fatto si parla per le prime tre pagine di Grillo, è Grillo, e diciamo che la vogliamo chiamare non è tutto Grillo quello che luccica, chiamiamola così. Allora, innanzitutto la cosa che mi ha colpito molto è stata questa diktat di Grillo, il quale ha detto a tutti i componenti del Movimento 5 Stelle: in televisione non si va, nei talk show non si va, i dialoghi con gli altri politici non si fanno perché è tutto un teatrino. E infatti alcuni di loro, per esempio, hanno commentato, visto che gli si è chiesto: vabbè, allora c'è un capo supremo che dà gli ordini dall'alto, voi obbedite, non siete poi tanto diversi dagli altri partiti. Pucci, uno del Movimento 5 Stelle, ha detto: ho sentito Beppe, non è arrabbiato. Il suo invito a non esporci lo ha fatto per tutelarci e metterci in guardia dalla personalizzazione. Io lo condivido. Poi ci sono, a pagina 3, due interviste. Una a Carlo Freccero, ex direttore di varie testate giornalistiche televisive, fra cui TG2, Rai2, Rete4. Se andate su Wikipedia ci sono un sacco di informazioni. Io queste cose le ho scoperte adesso perché non è che lo conoscevo molto bene. Vabbè, c'è questa intervista, alla fine dell'intervista dice l'intervistatore Malcolm Pagani, giornalista: già nel 2007 un suo amico, Antonio Ricci, dichiarava che Grillo nascondeva un limite: non dialoga e se argomenta perde. Risposta di Freccero: ha ragione, sa perché? Grillo è un comico, non è un ideologo, né un teorico, ha dei limiti e lo sa. È narrativo, divertente e sintetico, ma non è articolato né argomentativo. È il nostro sismografo. Se si guardano attentamente le oscillazioni, siamo di fronte a un terremoto. Poi farò il riassunto di tutto quello che sto dicendo. C'è un'altra intervista a Pannella, Marcone Pannella Nazionale. Anche qui parla di Grillo, del fatto che lo stima, eccetera, eccetera. Ultima frase. Parlano di televisione. Il giornalista, che è Caterina Perniconi, dice: neanche Grillo ci va. E la risposta di Marco Pannella è: non è vero, Beppe non vuole discutere perché se vai in uno studio televisivo si sputtana. Invece così becca i picchi d'ascolto quando ci sono 7-8 milioni di persone che lo guardano e con quei 3 minuti di perfezione recitati in piazza, che ti viene la pelle d'oca per quanto è bello, ha già vinto. Ora, la mia riflessione sulla notizia è questa, cioè Grillo dice ai suoi: non dovete dialogare con gli altri, non dovete andare nei talk show. Ma la mia domanda è: perché? Perché si sputtanano, dicono varie persone. Ma si sputtanano perché? Nel senso, se tu hai un'idea giusta, se tu stai facendo le cose fatte bene, devi dialogare con gli altri per far capire agli altri che tu hai un'idea buona, in maniera che gli altri ti seguano. Se diventi sindaco, come vogliono fare molti grillini che comunque vanno a presentarsi alle amministrative, dovrai tutti i giorni lottare e dialogare con le persone. Allora, perché non farlo già prima o farlo con gli altri della politica? Probabilmente c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è: o le idee che propongono sono un po' troppo abbozzate, quindi non sono idee veramente buone, però questo non lo credo perché comunque il Movimento 5 Stelle ha un sacco di idee buone, a me piace, partiamo da questo presupposto. Oppure semplicemente Grillo pensa che tutto sommato i suoi non siano poi così affidabili e quindi non sono pronti a reggere un confronto con un politico vero. Però se tu non sei disposto a seguire le tue idee, o non sono buone le idee, o non sei buona tu come persona. Lo dico parafrasando Ezra Pound, che diceva: se non sei disposto a morire per le tue idee, o non vali niente tu, o non valgono niente le tue idee. Quindi la domanda è: Grillo pensa che i suoi grillini valgano poco? Non lo so. Con questo per oggi ho finito, cerco di stare breve, sintetico, giusto per dare uno spunto di riflessione durante la pausa caffè pomeridiana a tutti gli amici. Vi saluto, ci vediamo domani e un grazie a Danilo Sisti, che ha già fatto una pagina Facebook che si chiama Scazzo Moderato, quindi se vi volete iscrivere a Scazzo Moderato sapete che è la pagina ufficiale della mia rassegna stampa dopo un solo giorno che ho ricominciato. Ciao a tutti.